Ciao Rockers, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Fake Naso, il vostro seguito personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Giugno, come ogni anno ormai da parecchio tempo, è il mese in cui tutto il mondo si celebra l'orgoglio LGBT+. Accanto alle parate e alle iniziative culturali che ogni anno popolano le città di tutto il mondo, la filosofia del Pride Month è diventata parte integrante della cultura pop contemporanea. In particolare, l'industria dell'intrattenimento ha sempre avuto un ruolo di rilievo nel dipingere in film o serie TV aspetti del mondo LGBT+, tesi a promuovere temi di intolleranza, integrazione, anche di lotta al razzismo. E in questo 2020, che ha visto la cancellazione di tutti quanti gli eventi di aggregazione sociale, il Pride Month può essere celebrato sul web. Assumono quindi ancor più rilevanza particolari iniziative prese da questi colossi dello streaming online in favore della visibilità di determinate tematiche. Andiamo a vedere quindi chi ci propone e che cosa. Amazon Prime Video. In primis cominciamo da Amazon Prime Video, che per l'occasione ha cambiato temporaneamente il proprio logo della pagina Facebook. Un semplicissimo ma efficace gioco di parole trasforma Prime Video in Pride Video, con tanto di sfondo arcobaleno. Inoltre Prime Pride Video ha inserito nel suo catalogo una nuova categoria di ricerca che appare nella home in bella vista. Non vi serve neanche andarla a cercare e la categoria si chiama Per celebrare il mese del Pride e include chiaramente tutte le principali serie TV e i principali film che trattano tematiche e personaggi LGBT+, tra cui vi segnaliamo queste. Transparent, serie originale Amazon che parla della vita di Morty, poi Maura, che in tarda età confessa alla moglie e ai figli di essersi sempre sentito donna e di volere iniziare il percorso di cambio di genere. Weekend, pellicola che racconta la storia di un amore lampo tra due ragazzi che dopo aver passato una notte insieme scoprono una sintonia speciale. Uno dei due però è in procinto di trasferirsi a migliaia di chilometri di distanza. Oh, cuori infranti, struggimento. Milk, vabbè, questo è obbligatorio, quindi lo avete già visto sicuro, oppure dovete. Sean Penn interpreta Harvey Milk in un film che racconta la storia del primo gay dichiarato ad essere stato eletto a una carica politica negli Stati Uniti. E passiamo a Netflix. Anche Netflix si è fatta sentire, anche se con meno impatto. Anche qui è stata istituita una nuova categoria di ricerca, però ve la dovete cercare. Che voglio dire, cercare una categoria di ricerca è un po', cioè, è un attimo. La categoria si chiama Festeggia il Pride Month. I contenuti LGBT+ di Netflix sono moltissimi, a cominciare dalle serie originali come Orange is the New Black, Sex Education, che vi straconsiglio, Sense8, Scam Italia. Inoltre segnaliamo su Netflix The Death and Life of Marsha P. Johnson, un documentario sulla vita e il mistero insoluto ancora della sua morte, fatta passare come un suicidio, di Marsha P. Johnson, donna transgender e primissima attivista dei diritti LGBT+. Pose, serie ideata da Ryan Murphy che racconta le vicende della cosiddetta ball culture, all'apice della sua gloria sul finire degli anni 80. Si tratta di un sottomovimento della cultura LGBT che vede diverse famiglie di drag queen scontrarsi l'una con le altre a colpi di danza. La vita di Adele, un grande classico, pellicola aggiudicatasi nel 2013 la Palma d'Oro a Cannes e racconta la storia di un amore travagliato tra Emma e Adele in una narrazione che va avanti molti anni seguendo la vita delle ragazze. Disney Plus, addirittura anche Disney Plus si è sbilanciata per il mese del Pride. Dopo il notevole passo avanti fatto lo scorso mese con la pubblicazione nel suo catalogo di Out, primo corto Pixar a tematica LGBT+, che racconta le difficoltà di un ragazzo nel fare coming out con i suoi genitori, arriva anche il bannerone di High School Musical, la serie in cui campeggia il tag. Celebriamo insieme il Pride Month. Bene cari amici, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi, ma adesso tocca a voi. Creiamo infatti uno scambio qui sotto nei commenti con la community di Screen Week e dateci i vostri consigli su quali sono secondo voi le serie o i film a tema LGBT da non perdere. Grazie per essere stati con me, grazie per aver guardato. Iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week se non l'avete già fatto e se siete interessati ad altri contenuti di cinema e serie TV, allora venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!